Ci vediamo tra pochissimo. Ok, ci ho messo letteralmente 5 secondi. E mi sono accorto di una cosa. Mentre non registro, esordio è dannatamente molto più fluido di come andava. Di come andava una volta. Aspetta, adesso devo vedere giusto una cosa. Ho tutto al massimo. A sto punto metto tutto. Sì, ho tutto al massimo. Ecco perché andava così bene. Ecco perché andava così bene. Ecco perché andava così bene. Ecco, mamma mia. Ho giocato a Esordio per la prima volta veramente in HD. Mi sento figo. Comunque, termina subito. Allora, sei riuscito a scacciare Lord Robo? Grazie davvero, i cittadini hanno sofferto a causa della sua tirannia, ti saranno grati per sempre. Mi dispiace per aiuta... per aiuta... per aiutare noi a... per aiutare noi abbiate perso le tracce dell'Elgrit. Se possiamo esservi d'aiuto in qualche modo, non esitate a dircelo. Lord Robo è fuggita con tutta probabilità verso il circondario di Besma. Non è molto lontano e tutto intorno ci sono delle catene montuose, quindi eventuali attività sospette non saranno subito all'occhio. Che ne pensi di andare lì a raccogliere un po' di informazioni? Eh sì, ragazzi! Finalmente abbiamo cambiato. Cambieremo città. Si è scorto che ho. No. No, non prendermi per il culo allora. E la mia host preferita. Aspetta. Affronta quattro dungeon con livello adeguato in compagnia della Gomino risvegliata. Questa cos'è? Ah, questa è Mighty, non è la Gomino risvegliata. Scusate, scusate, non volevo arrabbiarmi. E, oh mio Dio, la come cavolo si chiama? La host di quel... la città è dannatamente bellissima, secondo me. Cioè, ti prende. È una di quelle host che ti prende. E dai, sbrigati che voglio andarci. Darksword 969. Ah, 696 che sto... Perché? Perché Darksword 696? Perché? Perché me ne sono accorto adesso? Perché ve l'ho detto? Magari c'è qualche bambino che non aveva capito. Ah, la mia mente è troppo deviata. Bene. Vola, 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 l'ape Maya. E muoviti, Ellsworth. Più rapido, più rapido, più rapido. Eccoci. E adesso starò zitto per farvi ascoltare la host. Che? Chi? Lord Robo? Intendi il dominatore di Elder, giusto? C'erano delle strane dicerie sul suo conto, ma perché me lo chiedi? È successo qualcosa? Hai raccontato le malfatte compiute finora da Lord Robo, dai Robo. Ah, capisco. Chi ingazza dei banditi per rubare frammenti di albero dai villaggi perde automaticamente il diritto di chiamarsi Lord. Che poi Lin, mamma mia. Quanto è sexy. Bene, bene, è sempre un piacere essere all'oscuro di tutto. Sorry, Lin. Se mancano dei punti di partenza, allora iniziamo a cercare degli indizi. Ah, dai un'occhiata presso la cascata di Bisagara. Chissà che non riesca a trovare qualcosa. Allora, c'è sempre una cosa che io devo fare qui. Quindi devo prima uscire ed entrare per poterla fare. Quindi sì. Oh, c'è altro, è vero. Prendi questo. Ta-ta-ra-tan. Ok, oh mio Dio, sta host mi prende troppo. Non è la migliore host di Ellsworth, però mi prende troppo. Allora, ciò che dobbiamo fare è semplicemente andare qui, saltare sto coso e prendere ammazzate più che potete sto dannatissimo comodo giovane. Mi dispiace, ma non potrai mai provare l'ebbrezza di riprodurci. Di riprodurti. Dato che qui c'è troppo casino, torno a Besma. Fuck you, Raven. Comunque. Ah, a proposito di Raven,
Sulla pagina Facebook ogni tanto, se ho voglia, se mi ricorderò, pubblicherò dei video random. Così tanto perché non pubblico sul canale, perché andrebbero a intaccare, tra virgolette, il canale. Comunque, termina subito. Oh, ma questo è il pezzo di ricambio del naso di robo del Neotto, del quale parlavate? Bene, come prova è sufficiente a dimostrare che Lord Robo si trova nelle vicinanze. D'accordo, lascia fare a me, non appena avrò delle informazioni riguardo, ti farò sapere. Ah, sì, potreste farmi ancora un favore? Improvvisamente gli omusari hanno cominciato a insediarsi laggiù, nella via dei Graghi. All'inizio erano un popolo pacifico, ma poi sono diventati estremamente violenti. Ecco perché vi chiedo di andare alla Vede Graghi e dare agli uomosauri una bella lezione. Let's go, quindi! Non sono saliti di livello, peccato. No, prima devo parlare con Toma. Devo cambiare il taglio di capelli del Toma che ho su... che ho su Tomodachi Life. Allora, craft. Che sto facendo? No, upgrade. Allora, cos'è questa nuova? Cos'è? Bellissima. No. Bene, basta. No, non voglio equipaggiarti, voglio arricchirti. Dove sono i miei pezzi per arricchire? Eccovi. Coso? Bravo, arricchisci. Velocità corsa più 96, beh, non mi dispiace. Quindi, equipaggia questo. Sì, voglio identificarlo. Voglio togliere il sigillo. E adesso voglio venderlo. Quindi vendi. Grazie mille. Torna presto a trovarmi. Okay. Quindi andiamo subito alla via dei Graghi, minimo, normale. E questa è la mappa di Besma. Questa è Besma, ragazzi. Territorio degli uomosauri. Si dice che alcuni di essi aggrediscono i viaggiatori che passano da Besma. Due persone, please. Come al solito non abbiamo trovato nessuno. Quella persona si è andata. Peccato. Vabbè, facciamo la via dei Graghi da sola. Da solo. Quelle ali. E sta host l'avrete. Anche questa l'avrete. Dovreste averla già sentita. Quanti cavolo di comodi e omosauri c'erano in questo punto? Ce n'erano molti di meno. Quando. L'ultima volta che ci ho giocato. Poi non è. È meglio se sto zitto. Stavo per dire, non è stato molto tempo. Io odio gli uomosauro per il semplice fatto che si proteggono, uno. Precedentemente non solo si proteggevano, ma certe volte la loro vita scompariva, non si vedeva più, non sapevi quanti danni li consumavi. Ah, ci hai pensato tu, grazie. Ci siamo colpiti nello stesso momento, ma ovviamente tu non ti sei fermato. Fortunatamente avevo la aura della distruzione. No. E sbrigati a morire. Perché rimangono sempre con un HP quando voglio fare il figo io? Però voglio quei mirtilli io. Anche se non mi piacciono i mirtilli. Qua danno punti magia che erano al massimo, quindi sì. È piuttosto inutile. Jump, jump, jump di jump. Io ti odio, ma tanto. Sono stato abbastanza veloce. Più rapido, più rapido, più rapido. Zoyaku, matta, Zoyaku. Citazione a caso. Ora Matsuyoi. Se capite questa citazione, non quella di prima, perché quella di prima può essere data a chiunque, ma questa è proprio data a un personaggio proprio a un personaggio specifico, vi do un aiuto, proviene da un anime che parla di sport. Non vi dirò che sport, dovete capirlo. Ora va, Tsuyoi! Perché devi sempre sopravvivere qualcuno? Dovete morire! Tutti quanti, nel peggior... Odio i comodo.
Adesso mi ricordo perché Besma è uno dei posti dove mi sono bloccato di più. Adesso ricordo perché. Perché ci sono sti cavolo. È pieno di mostri che... Iniziano i mostri scronzi, ecco. In sintesi così. Ok. Io ti odio, Elvor, sappilo. Bene. Quanto ci manca? Ultima stanza. Oh, i fiori di cactus, li odio. Odio tutti i mostri di Besma. Tutti. Dal primo all'ultimo. Perché in un modo o in un altro, tu non osare piantare le tue spine. Non devi solo provarci. E te già sto... Così. A random. A caso. Proprio a caso. E muori. Cioè, Besma... Non è il mio posto preferito. Non è la mia città preferita. Però è la città con le host che preferisco, mi sembra. Cioè, è la città... È la città con l'host preferita, però non è quella con i dungeon che preferisco di più. Ci sono dungeon che preferisco di più, sia in fatto di mostri, sia in fatto di musica, sia in fatto di... Che altro? Sia in fatto di mostri, sia in fatto di musica, sia in fatto di... Boh. Ah, Guerrieri Sauro. Non fatevi ingannare perché sono due, ragazzi. Non fatevi ingannare, ma sti cosi sono due. Che cazzo? Mi ha fatto il contrattacco, you motherfucker. Oh, finalmente saliamo di livello. Ah, per un secondo ho pensato di averla fatta nella parte sbagliata, ragazzi. Mi sarei sentito malissimo. Non è più valido trattare passi con gli amusari. Stanno attaccando di nuovo gli umani. Esatto. Per fortuna non ho ancora cambiato la schermata delle ricompense. Perché la nuova non mi piace. La nuova che dovrebbero mettere. Non mi piace per niente. Perché cazzo oggi non riesco a finire le quest per bene oggi? Cioè... Seriamente. Però prima dobbiamo... Diamo un po' di skill. Do qualcosa a te. Do qualcosa a te. E con questo duello do a te. Oh, scusate. Non era mia intenzione. Lo giuro. Questo quindi la posso vendere. No. Zeta, giusto, sì. Toma. Che poi adesso che ci penso, Toma, no, cioè non Toma, però Toma era il protagonista di uno dei primi libri che ho letto, seriamente. Se non mi sbaglio si chiamava Il Falco delle Terre Alte. E beh, ce l'avevo, il problema è che quando mi sono trasferito, l'ho, come cavolo si chiama? L'ho dovuto lasciare in Italia perché appunto... Non potevo portarmi tutta un casino di roba. E allora, prima di partire, ho detto... Mia sorella maggiore ha detto... Metti ciò che vuoi che ti spediamo, che noi te lo spediamo quando sarà tempo. Ok, io metto lì dentro i libri. 3 anni. E ancora non ne ho visto traccia. 3 anni. E non solo, se dobbiamo parlare di... Delle belle cose che ha fatto mia sorella, perché... Adesso che se ne sono entrato in cosa dico... Dico, tanto se vede sto video fa lo stesso. Prima o poi lo avrei dovuto dire in faccia, quindi amen. Sì, cioè, voi non so se lo sapete, ma io come sport faccio, anzi facevo perché adesso non riesco a trovare la squadra. Facevo pallanuoto. Bene, quando io me ne sono dovuto andare, i miei compagni per farmi ricordare di loro mi hanno fatto una maglietta, mi hanno regalato, più un pallone con le loro firme, una cosa così carina, giusto... Un regalo carino che comunque mi sarebbe piaciuto tenere. Bene, cosa ha fatto mia sorella? L'ha persa.
Esatto, Iv, razza di. Proprio razza di. La mia famiglia è complicata. So che ci sono famiglie peggiori, fortunatamente, questo. Però aspetta, però tra 7 minuti ricevo l'anime del gubino debole. Eivor, devo ancora finire sta cosa io, quindi sì. Avvia con i membri attuali. Aspetto 7 minuti, prendo quello e amen. I'm a genius. Così ho anche la scusa per ascoltarmi di nuovo la host della Via dei Draghi. Bene, morite voi comodo che non siete voi quelli che mi servite. E uno che non me l'abbia dato perché sia stata Ara a ucciderli. Morì. Io odio quando. Adesso però dobbiamo uccidere i guerrieri Sauri, Vi odio. Vi odio profondamente. Smettila di proteggerti! Quanto li odio quando si proteggono! Sono odiosi perché non li fai nulla di danno! Cioè, sì, li fai qualcosa, ma sono pochi i danni a questo punto del livello di gioco. Dopo vado sul mio profilo principale. Prendo il mio PG principale e vado qui a fare una scrasi. Così, tanto perché odio questi mostri, li odio. Perché se non stai attento e comodo, loro iniziano a caricarti. Tipo, aspetta, mi faccio vedere. Comodo? Comodo? Ecco. Ti caricano così. E di solito li mettono dietro altri nemici, proprio per fare la bastardata. E non solo, questo non è l'unico tipo di comodo che incontreremo qui. C'è un altro che è ancora più stronzo, ragazzi. Cioè, immaginatevi la cosa più... Ecco perché vi odio. Muori. Ah, non sei morto? Toh, umiliazione. La combo! La combo! Get Red Son! Soppi, I'm soppi, so much power, so much skill. So much power, so much skill, what? Missione casuale, attacca 20 volte di seguito. Va bene. Ste missioni casuali non me le ricordo, da quando è che le ha messe? 110% ESP in più! Voi morite tutti quanti! Datemi la vostra esperienza! Minghia! Aspetta, allora... Velocità d'attacco, bel colpo, schiva colpi incrementati! Oh mio Dio! I'm so OP now! I'm so OP! I'm so fucking OP! Uber, I'm Uber. Oh ho 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 ho. I'm so Uber. E ci morite tutti quanti. Così. Tanto per. Non ci provare. No, adesso ci provo quello dietro. Ci provo quello. Se non avesse avuto la ora della distruzione. Però vabbè, ho fatto bene a continuare sta cosa perché così vi ho mostrato anche il le missioni casuali che sinceramente mi ero dimenticato della loro esistenza, che le avevano aggiunti sul server coreano e non ancora qui. Che poi adesso mi chiedo, quant'è la probabilità che ti capiti una missione casuale? Boh. Comunque attacca 20 volte di seguito, è stato piuttosto facile. Bene, guerriero Sauro, sono senza... Odio quando fanno quell'attacco lì perché fortunatamente ci sono tanti posti dove... Che culo! Non mi sono... I hate me so much. Guardati. No! Scendi! You mother... Oddio, guerrieri Sauro. Di solito li sono sempre meno in due che, cioè, che li batto. Quindi non ci metto tutto sto granché.
Cioè non è che non ci metto sto granché. Non sono sto granché, volevo dire. E che comunque lo sapete, se imparate una nuova lingua, perdete, pian piano iniziate a perdere quella precedente. Pam! Essenza della vita. E facciamo lo zoom. Però non coprirti la faccia. Cos'è sta roba? Mission clear. Ecco cosa intendo con più 110%. Quindi raddoppiata più 10%. Bene. Che velocità, più o meno. Non è che vi siete fatti una bella passeggiata e ora tornate qui senza aver fatto il vostro dovere? Che cazzo. Potrei anche credersi, ma non sono comunque tranquilla. Traduttori di merda. Purtroppo non mi fido per niente di voi. Che novità! Proprio tutti si fidano di noi. Avrei ancora un favore da chiedervi. Sicuramente quando di recente siete stati in Via dei Draghi avete incontrato degli uomosauri, no? La spada spezzata di questo tizio dovrebbe andare bene. Che ne dici? Credi di esserne capace? Ciao anche a te, chiunque tu sia. Comunque, un'altra cosa che mi sono ricordato. No, non dovrebbe essere lì. Se non andiamo su Z e andiamo su quest, andiamo su richiesta, abbiamo finalmente queste due quest. L'azienda della tecnica, che va presa, ragazzi. Le aziende delle tecniche sono belle. E il modulo fondazione della Gilda. Quindi sì, tra poco potrò finalmente creare la mia personalissima Gilda. Voi datemi un nome e io la creerò. Io intanto avevo intenzione di chiamarla Hyperstellar. Boh, cose strane. Comunque, allora, sento la quest, sì. Conosci l'azienda della tecnica? Questo è un libro magico che in cui sono contenuto sotto forma di nota le informazioni sul Knock-How degli avventurieri e su persone leggendarie. Grazie a questo sapere puoi rivalutare le tue skill. Posso darti questa agenda della tecnica solo se mi dimostri che metterai il tuo talento al servizio del bene. Se superi la mia prova, potrei insegnarti ad utilizzare l'agenda. Vuoi tentare? Ovvio! E modulo fondazione della Gilda. Chiunque sia stato accettato nel regno di Belder può fondare una Gilda. Noi dell'agenzia Kobo ti aiutiamo a preparare dei documenti necessari. Se ti iscrivi, potrò mandare una lettera per te. Va bene. Dato che la prima dobbiamo semplicemente parlare con Aran, lo faccio adesso. E ne approfitto per vedere cosa posso craftare. Qui niente. Cosa posso scambiare? Scambia. Ok. E a sto punto scambio per questo. Sì. Me ne avanza uno, me lo tengo. Per cosa che posso scambiare? Cos'è? Gioielli dell'agumino. Parla con Aran e scambiare. Per solo 15 giorni. Dannati. Perché continuate a illudermi? Negozio invece. No, negozio. Craft. Negozio. Craft. Non c'è la stessa cosa. Oh, beh. Comunque. Allora. Scrano. A dirla tutta, avremmo dovuto ricevere subito una risposta. Che sia successo qualcosa. What a surprise! Ah già, ste tipo di quest sono odiose per il semplice fatto che dopo devi sempre andare qui. Accetta quest. Penso dovremmo richiedere un permesso dal rappresentante. In ogni villaggio ce n'è sempre uno che se ne occupa. Rivolgiti all'inn del villaggio di Besba, lei ti saprà aiutare. Buona fortuna. La soddisfazione dei clienti è al primo posto. L'ho sentito troppe volte sta frase. Senza di me qui crollerebbe tutto. Cioè, non so. Perché dovete fare l'in così dannatamente sexy? Sarò io che mi piacciono i vestiti western e i vestiti del medioevo, ma dannazione. Dannazione, seriamente. Completa quest, ok. Maestro della Gilda, un novellino come te non saprei proprio come potrebbe funzionare. Grazie, Lin! Adesso mi ricordo perché non mi piace Lin.
Anche tu vuoi solo. No, adesso mi ricordo perché Lin non è una mia. Allora, dimmi cosa. Non è una mia, come cavolo si chiama? Abbi pazienza. Adesso mi ricordo perché Lin non è la mia waifu. Del suo carattere. Ah, allora non ho altra scelta. Aspetta un attimo. Dove ho messo le carte? E guarda caso. Oh, mi dispiace, ma credo di averle perse. Poco tempo fa un colpo di vento ha sparso le carte dell'ufficio, facendone uscire qualcuna dalla finestra. Probabilmente anche le carte che cerchiamo sono andate perse. Sì. Sicuramente ormai sono sparse in tutta Besma. E meno se cerchi dappertutto per tra la via dei draghi e il nido dei draghi. Io. Devi stare molto attento. Allora, via dei draghi esperti. E aspetta, dov'era? Entra, allora, pronto? Adesso che ci. Sbrighiamoci perché non mi piace sto tizio. Non mi piace il suo sguardo. E non mi piace come si muove. Lecca lecca. Compriamo un lecca lecca, dai. Fiocco rosso, ciuffo. Ciuffo rosso. Naso all'insù, ciuffo. Ciuffo rosso. Ornamento, coro chi? Sì, questo invece no. Ok. Con questo dovrebbe essere tutto. No, abbiamo la coda del diavolo che non ci serve, quindi. Se aggiungeva come te, proprio avevo. Ero sicuro al 100% del suo orientamento sessuale. Io non ho detto niente. Se avete capito male, beh, la vostra mente è fottuta come la mia. No, grazie. No, grazie. Dov'è la casella della posta? Ti prego, dimmi che è il più lontano possibile da quel tizio, perché probabilmente si renderà più simpatico più avanti. Allora, anima della Gumino debole. Quindi sei un debole. Mentre io sono forte. Ore wa tsuyoi. Devo smetterla con questa situazione. Devo smetterla. Allora, cosa fa? Serve per compiere la quest di Ara. Quale quest? Quale quest? Aran, hai qualche tipo di quest? Evento. Anima della Gumino. Anima della Gumino dell'inventario. 70 pezzi dell'anima Gumino. Affronta insieme al pet Gumino un dungeon di livello adeguato. Rubino. Dovrà affrontare 70 dungeon insieme. Il tuo viaggio sia stato piacevole. Fuck you, evento. Fuck you so much. Comunque, questo episodio è andato un po' per le lunghe. Sì, infatti siamo ad un'ora, non vi preoccupate, non vi preoccupate. Dividerò questo video in due video da 25 minuti, quindi. Buff. Ho ancora il debuff! Minghia. Comunque, le grandi potenze. Certo. Perché, ah già, sono tutte livello 50. Perché in pratica durante l'evento c'era un coso che ti faceva salire direttamente a livello 50. Ti faceva fare un cambio classe gratis. E io ovviamente non ho potuto sfruttare sta cosa. E mi rode dentro un casino che adesso la gente mi passa vicino che è a livello 50. Fuck you all. Comunque, noi ci vediamo con un prossimo episodio. Ciao a tutti.